La ricetta dell'auto è fatta di oltre 3.000 ingredienti. Nei nostri Global Material Labs, attraverso le attività di ricerca, ingegneria dei materiali e analitiche, studiamo le soluzioni migliori per avere auto sempre più comode, performanti, sicure e amiche dell'ambiente. Creiamo dunque materiali nuovi o miglioriamo quelli già esistenti. Studiamo come cambiare la materia per farle assumere nuove funzioni e capacità. Prendiamo la plastica. Le sue caratteristiche più importanti sono sicuramente la modellabilità e la capacità di essere miscelata con molti materiali per poter ottenere componenti di ogni forma, anche complessa. In più è leggera, ha un peso specifico 7 volte inferiore a quello dell'acciaio, il che significa che con poco materiale riusciamo ad occupare un grande volume. Ma non solo, la plastica può anche essere robusta, riciclabile, sostenibile e anche intelligente. Dipende da quale materiale è composta. La plastica che usiamo in auto, infatti, è fatta di più ingredienti miscelati insieme. Il polimero di base più usato è sicuramente il polipropilene, ma da solo non sarebbe utilizzabile. Occorre miscelarlo con altri componenti come il talco, diversi tipi di fibre, elastomero e stabilizzanti per conferirgli la corretta resistenza meccanica, l'elasticità, la resistenza chimica agli agenti atmosferici e alla luce UV. Il polipropilene è sempre lo stesso, ma è il condimento che dà il gusto alla plastica. Nei Global Material Labs studiamo proprio quali ingredienti inserire nella plastica e in quale percentuale per ottenere quello che vogliamo. Prepariamo insomma una sorta di ricetta e dopodiché, in collaborazione con i fornitori, produciamo un campione rappresentativo di questo materiale e lo sottoponiamo ai test per metterne alla prova il valore. Esiste una ricerca e innovazione a medio e breve termine che serve per migliorare e ottimizzare i materiali oggi esistenti, che saranno quindi disponibili per le vetture di prossima generazione. Ma esiste anche una ricerca a medio e lungo termine, i cui benefici saranno visibili anche tra 10 anni. Da qualche anno stiamo ad esempio studiando come rendere viva la materia, come renderla intelligente. Nascono così quelli che noi siamo abituati a chiamare smart polymers, cioè materiali che possono essere impiegati sia per la struttura del veicolo, ma che possono fungere anche da cavi elettrici, da sensori di temperatura, umidità e pressione. Forse non tutti immaginano che in un'automobile oggi si nascondono in media più di 4 km di cavi e centinaia fra attuatori, sensori e componenti elettronici. Grazie agli smart polymers siamo convinti che potremo in parte sostituirli con plastiche capaci di condurre corrente o segnali elettrici. Per ottenere questo risultato dobbiamo condire la nostra plastica con speciali nanocariche, come ad esempio i nanotubi di carbonio, che sono fili lunghi qualche micron di circa 10 nanometri di diametro. Sono come degli aghi molto piccoli. Se mettiamo tanti di questi aghi all'interno della plastica, creiamo un network in grado di condurre sia il calore che l'energia elettrica. Avremo così auto più leggere e di conseguenza anche più sostenibili perché capaci di consumare meno carburante. A proposito di sostenibilità, un altro piano di innovazione su cui lavoriamo da tempo è la riciclabilità. Certo, per avere macchine infinitamente riciclabili avremo bisogno di utilizzare soltanto metallo e vetro. Per contro, per ridurre i consumi abbiamo necessità invece di alleggerire le vetture e quindi dobbiamo cercare il giusto bilanciamento tra la plastica e il metallo. L'utilizzo di polimeri sostenibili, rinnovabili e biodegradabili contribuisce al continuo miglioramento del prodotto, riducendo la quantità di materiali fossili e di conseguenza l'impatto sull'ambiente. La ricerca sui materiali è affascinante. È entusiasmante vedere come nelle nostre mani la materia si crea, si arricchisce, si trasforma, diventa intelligente. Anche la materia ha un'anima e in FCA sappiamo come tirarla fuori e valorizzarla. Thank you.